Premessina tattica pre-video, scusate se mi sentirete parlare in maniera un po' confusionaria o comunque ripetitiva. In questi giorni purtroppo ho dormito davvero poco, sto studiando molto e sono in generale sempre fuso. Spero che comunque diciamo riusciate a capirci qualcosa. Se avete ovviamente delle domande o vi servono dei chiarimenti, andatemeli a scrivere nei commenti, appena posso vi rispondo. E nulla, detto questo vi lascio il video. Bella a tutti raga, qui Ice, benvenuti in questo video. Oggi vi vado a spiegare come detectare l'eliminazione e i replace fatti su un disco, una chiavetta o comunque una partizione FAT32. Inizio spiegandovi che cos'è il FAT32, altro non è che un formato che sta per File Allocation System a 32 bit e è per l'appunto un system file che originariamente era quello predefinito su Windows fino all'arrivo del... diciamo la versione più avanzata del suo successore, NTSF, che invece vado un po' a memoria, mi sembra che stia per New Technology File System, e che per l'appunto ha preso il posto delle FAT32 diventando il system file default per quanto riguarda i drive e ormai probabilmente anche le chiavette USB, quelle solitamente di dimensioni più grandi. Quindi non quelle tipo da 500 MB, ma quelle comunque che vanno a superare gli 8, i 16 giga. E adesso, alcuni di voi si potrebbero chiedere come mai faccio un video dedicato solo alle FAT32. Il motivo è molto semplice, è che oltre, diciamo, ad altre funzionalità che adesso non vado a discutere, diciamo, non vado a illustrarvi oggi. I dispositivi formattati FAT32 non hanno il journal, ve lo faccio vedere molto semplicemente. Se vado per l'appunto su questo tool che serve a fare una migliaia di cose, però adesso lo utilizzo solo per una. Vado su questo tool, vi faccio vedere che in un disco formattato NTFS io ho sotto la cartella root e sotto la cartella extended il file USN Journal e all'interno di questo file ho il vero file, potrebbe chiamare così, del journal, il $J, che è quel file che per l'appunto mantiene tutti i log del journal. Non mi dilungo su questo perché c'è un video dedicato al journal, però vi faccio semplicemente notare che all'interno della USB che ho preparato formattata FAT32, questo non c'è la cartella extended, non ci sono neanche i file USN e $J e quindi per l'appunto non si può usare il journal per provare l'avvenuto replace, l'avvenuta eliminazione e questo potrebbe, diciamo, sconcertare un po' di voi, potrebbe per l'appunto risultare difficile per alcuni di voi provare un'eliminazione, un replace senza l'utilizzo del journal. Oggi vi spiego ovviamente che è più che possibile, ormai da anni si conoscono metodi per farlo, io ve li faccio vedere un paio. Partiamo subito dall'eliminazione, ci serviamo, diciamo, dei tool per recuperare i file, in questo caso io utilizzerò Recuvra. Comunque molto semplicemente ho un cheat in .exe, in questo caso vi faccio pure vedere, ovviamente non serve neanche aprirlo. Se lo vado a shift cancellare, attraverso tool, ripetevo, come Recuvra, potrò, adesso non riesco neanche ad aprirlo, potrò per l'appunto mostrarvi che questo file è stato aperto. Scusatemi, non aperto, è stato eliminato e lasciate stare tutti i test precedenti. Questo qui è per l'appunto il file, l'ultimo file che ho eliminato. E ci dice tra l'altro che a differenza di questi altri file qui che sono segnati in rosso, questo file non è stato sovrascritto. Non vi vado a spiegare che cosa vuol dire overwritten. Vado semplicemente a dirvi che vuol dire che lo possiamo recuperare. Infatti, se io voglio, adesso posso anche per l'appunto andarlo a riprendere, andarlo a ripiazzare esattamente dove era prima. E una volta eliminato, lo posso per l'appunto andare a recuperare. Questo non accade sempre, però per l'appunto
In questo esempio sono riuscito a farvelo perché non l'ho eliminato tramite metodo file shredder, tramite un file shredder, o comunque non sono andato a sovrascrivere la sua eliminazione attraverso l'eliminazione di un altro file. Vi faccio vedere anche che, una cosa diciamo abbastanza carina, questo programma che vi stavo facendo vedere prima, ftk-imager, si può utilizzare anche per recuperare i file eliminati. In questo caso rivediamo lo stesso file eliminato e tramite export e poi per appunto la selezione della cartella possiamo andare nuovamente a recuperarlo. Perfetto. Parlando invece dei replace, piccolo taglio nella clip, la rinizio perché diciamo mi stavo dilungando troppo, quindi provo a spiegarle in una maniera più semplice adesso. Eravamo arrivati al punto dove dovevamo detectare il replace per l'appunto, quindi abbiamo un clicker in .exe, in questo caso lo vado a diciamo eliminare o meglio a sostituire tramite replace per l'appunto e andremo a vedere che nella nuova cartella adesso c'è il file legit del prefetch che è andato a sostituire per l'appunto il file di prima, quello unlegit del clicker. Non vi vado adesso a spiegare che cos'è un replace, se volete una, diciamo, definizione magari ve la lascio nella descrizione oppure ve la scrivo nei commenti se qualcuno me la chiede. Come detectarlo? Allora, per detectare l'eliminazione dell'altro file, perché per coloro che diciamo non lo sapessero, quando io vado ad effettuare un replace, il file precedentemente, che precedentemente era nella cartella, in questo caso il file test-replace.exe clicker che era nella cartella è stato eliminato per far posto al nuovo file per appunto in questo caso test-replace.exe winprefetch che per l'appunto è stato spostato perché no, ovviamente diciamo, per come funziona Windows non ci possono essere due file con lo stesso nome all'interno di una stessa cartella. Perfetto, quindi come si va a detectare? Si può utilizzare il metodo che abbiamo visto prima per detectare l'eliminazione, per andare per l'appunto a detectare l'eliminazione del file precedente. Quindi se vado su E, vado su root, poi vado su replace, vedo, lasciate stare questa marea di eliminazioni, vado a detectare l'avvenuta eliminazione del vecchio file. E poi per essere sicuri che per l'appunto questo file fosse stato eseguito e non fosse stato eseguito quest'altro file, ci sono una miriade di metodi. Il metodo più semplice è avviare anche questo secondo file presente nella cartella e una volta fatto ciò andremo tramite l'utilizzo di WinPrefetch, sì, WinPrefetch, scusatemi, di System Informer a filtrare il DPS e vedremo che il timestamp del primo file, ovvero del clicker, è diverso dal timestamp del secondo. Quindi se io vado a filtrare .exe, devo filtrare direttamente per il nome, sono stato sciocco, test replace, vado a vedere che vi è la presenza per l'appunto, apriamolo qua, di due test replace diversi con due timestamp diversi. In questo caso questo qui è il timestamp del test.replace nuovo, ovvero del software che in realtà è WinPrefetch View, mentre questo è il timestamp del software vecchio, ovvero cioè del software vecchio del clicker. Ovvero per l'appunto il cheat. Se volete, diciamo, essere sicuri di ciò, potete semplicemente andare su Virus Total. Virus Total, perfetto, ce l'ho già qui. Andate a draggare il file che vi interessa all'interno per l'appunto del sito e andando su Details andrete a vedere lo stesso timestamp che abbiamo trovato sul DPS, questo qui, Creation Time, infatti se vado qui potrete vedere che questi due sono uguali.
nel 2020 il 2.11 alle 11.50 e 19 secondi. Questo ci va per l'appunto a dire che questo file che è stato, diciamo, aperto è effettivamente il WinPrefetch che si trova attualmente nella cartella Replace. Se volete, diciamo, anche la controriprova sul fatto che il vecchio file, quello che è stato eliminato, è stato aperto, potete fare la medesima cosa, ovvero andarlo a recuperare, in questo caso me lo porto direttamente sul desktop, e andare a fare lo stesso procedimento che avete fatto per WinPrefetch View anche su questo. Lo andate a mettere qui, confirm upload, e andate a vedere tramite il sito, per l'appunto, che il timestamp che vedevate sul DPS è quello del clicker in questione, e di conseguenza avrete provato che il clicker in questione è stato aperto durante la, diciamo, sessione. Sessione, ovviamente non intendo sessione di gioco, intendo sessione di Windows. Quindi se andiamo qui e andiamo a trovare il timestamp, eccolo qui, scusatemi, vedrete che è uguale a quello. Volevo metterlo qui, volevo metterlo qua, vabbè, sono down oggi. Vedrete che per l'appunto è uguale a quello che abbiamo visto nel DPS, ovvero 2061 12 03 alle 22 28 45, 2061 12 03 22 28 e 45. E nulla, questo è il metodo per provare un replace e per provare una deletion su in questo caso una USB FAT32. Ovviamente fate lo stesso metodo sulle partizioni e sui dischi, diciamo, normali. E spero che questo video, diciamo, vi sia stato utile, spero che abbiate imparato qualcosa, spero che per l'appunto adesso siate un po' meno impauriti rispetto a magari come qualcuno di voi poteva essere prima delle cartelle, sì, cartelle, dei drive, sì, dei drive, vabbè, non riesco più a parlare, vabbè, avete capito, dei dischi, dei drive, delle USB, volevo dire in questo caso, formattate FAT32.